Questa è una delle barche più intelligenti degli ultimi anni. Ora, però, siccome una barca non può essere intelligente, semmai sono intelligenti le persone che l'hanno disegnata, immaginata. È giusto così, perché una barca è un oggetto realizzato all'80% dalle mani di tante persone. E ciascuna di loro ha contribuito a realizzare quest'opera. Sunseeker, Super Hawk 55. Per coloro che non conoscono questo storico cantiere inglese, desidero precisare che con il nome Super Hawk viene indicata una gamma famosissima e apprezzatissima, al punto che probabilmente nel mondo navigano circa 3.000 imbarcazioni con questo nome. Ora capite quanto fosse difficile realizzare un modello che fosse all'altezza dei precedenti, ma che avesse funzionalità e design moderni. Hanno realizzato qualcosa di diverso, miscelando le caratteristiche di tante barche, tutte di successo, ma tutte migliorabili. E adesso vi mostriamo cosa hanno fatto. Ci sono due aspetti cui oggi una coppia armatoriale non vuole rinunciare. Da un lato la sicurezza del walk around, dall'altro la larghezza del pozzetto, e qui sono riusciti a conciliarli. Chiunque può andare a prua ben protetto da murate alte, non c'è alcun pericolo di scivolare in acqua. Chiunque vorrebbe poter sfruttare tutta la larghezza della barca per vivere nel pozzetto nel massimo comfort, e questo scafo è anche molto largo. In questa parte della barca i passavanti non servono e li hanno eliminati. Il risultato è un pozzetto più ampio, con divani disposti su quattro lati e non semplicemente face to face come al solito. Da qui in poi invece i passavanti sono necessari. Eccoli! Queste geometrie hanno altresì consentito di realizzare un hardtop che ripara dal sole una superficie maggiore rispetto a quella di un T-top, perché qui il tetto si appoggia sulle fiancate, non all'interno del pozzetto. Quelli dello studio tecnico di Sunseeker devono essere impazziti, perché un conto è realizzare forme così complesse e bellissime su un'auto, un conto è realizzare gli stampi di vetroresina per ottenere tutto questo su una barca. Gli arredi mobili danno spazio a diverse configurazioni. Qui sotto c'è qualcosa. Uno storage per i toys. Se volete potete togliere tutto e avere un pozzetto flush deck, senza perdere il garage per il tender, che si vara con la piattaforma immergibile. Il ponte di prua raddoppia ciò che esiste a poppa, vale a dire living e prendisole, e il materassino scorrevole dà posto a tante persone. Per aumentare la flessibilità d'uso, anche il tendalino. La postazione di pilotaggio è organizzata come quella di un center console, in modo da essere accessibile da entrambi i lati e lasciare sempre libero il passaggio per scendere sotto coperta. Dietro le poltrone un wet bar che contiene tutti gli elettrodomestici e un televisore a scomparsa, ben visibile perché proprio sotto l'hardtop. Questa nuova disposizione degli spazi di coperta non ha avuto alcuna influenza sulla bellezza del profilo. All'esterno si percepisce una poppa larga come su nessun'altra simile barca, ma anche la sportività della prua. Sì, perché Super Hawk è da sempre sinonimo di performance nella gamma Sunseeker. La forma del parabrezza, i cristalli laterali, nonché la possibilità di chiudere lo spazio che li separa dall'hardtop e infine le porte, permettono di navigare come volete, con la brezza della velocità o quasi in assenza di vento. Un tendalino estraibile ripara dal sole la residua parte poppiera. Nel salotto non ci si sente sotto coperta, perché la luce naturale giunge abbondante da vetrate che incorporano con bello stile luci LED. Ma quanto è grande questo ambiente! Non ricordo una barca di questa misura con uno spazio simile. Cucina ben attrezzata e frigo a tutta altezza, doppia fila di cristalli su entrambi i fianchi.
due cabine equivalenti. Questa è a centrobarca, arredi su entrambe le fiancate, vani chiusi e a giorno, armadi e belle vetrate panoramiche. Il bagno è en suite. Questa è la cabina prodiera. Storage sotto il letto, un armadio a tutta altezza e un bagno molto comodo. È una barca veloce e chi ha corso, chi ama andare con giù la manetta, non ama le prue verticali. E sono contento che Sunseeker non abbia ceduto a una moda che non è coerente con le imbarcazioni veloci. Del resto, queste barche, quando escono dalla baia dove vengono costruite, a Poole, in Inghilterra, vengono subito schiaffeggiate da vento e onde. E quindi sanno come devono essere costruite per navigare bene in ogni condizione. Caldissima giornata estiva, davanti a Lavagna, sulla costa ligure, un'onda lunga alta circa 50 centimetri, assenza di vento e assenza di onda corta. Siamo in planata, velocità 11 nodi e mezzo. L'impianto propulsivo è di Volvo Penta e ormai ne conosciamo bene le caratteristiche. Joystick di manovra che con i software più evoluti è in grado anche di contrastare le forze esterne e quindi di rendere l'ormeggio divertentissimo e facilissimo. Assetto regolato automaticamente dagli interceptor e poi naturalmente tutti i vantaggi delle eliche traenti dei pod drive EPS, doppia elica controrotante, più velocità, meno consumi, grande efficienza insomma. E in questo caso il sistema si chiama EPS 950, cioè due motori diesel con 6 cilindri in linea da 10,8 litri che hanno una potenza ciascuno di 725 cavalli. 25 nodi, gli interceptor abbassati, ho la barca stesa sull'acqua, una navigazione da mare mosso che mi fa beccheggiare poco su queste onde. Se li alzo però riduco i consumi e arrivo anche a questa velocità a 7,3 litri per miglio. Questi motori hanno una coppia massima che va da 1200 a 2100 giri minuto e mi porto proprio a 2100 giri minuto per vedere qual è una velocità di crociera piuttosto sostenuta. . 27 nodi e mezzo, consumo sempre uguale, sempre 7,3 litri per miglio. A questa velocità tutto il pozzetto è inondato da una brezza che rinfresca, ma non è assolutamente fastidiosa, si potrebbe navigare per molte ore in questo modo. Tra le funzioni offerte da Volvo Penta anche la possibilità di cambiare l'angolo di sbandata, cambiando l'altezza dei due interceptor per ridurlo, per rendere la barca meno inclinata, così ci capiamo meglio. Ma non attiverei questa funzione perché questa è una barca sportiva e a me piace pilotarla così, come farei con una supercar, togliendo tutti i controlli di trazione. Guardate l'effetto, è emozionante. Mamma mia! Ok, saggiata la profondità della sua V che ci farà navigare bene anche sul mosso, adesso non ci resta che mettere giù la manetta e togliere un po' gli interceptor.
dobbiamo arrivare a 2500 giri minuto. 2450, 70, 80, 90. Abbiamo un carico di 3 persone a bordo e circa 800 litri di carburante. Siamo con i motori a 2520 giri minuto e la velocità è di 37 nodi. Questa barca ha un solo difetto, è già stata capita da molti armatori che hanno anche deciso di acquistarla, e sebbene Sunseeker abbia addirittura costruito uno stabilimento apposta per produrre questo modello, la lista d'attesa è molto lunga. Mettetevi in fila!